tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare queste cose del Lidl che abbiamo comprato questa settimana, che c'è stata la settimana asiatica. Questi non li avevo mai visti, quindi non so se erano una novità o semplicemente non li ho mai visti io, ma li ho presi tutti e quattro quelli che c'erano e adesso li assaggeremo. Iniziamo con il primo, che è questo green curry. Allora, non ho nemmeno letto come si fanno, ma insomma, allora, a parte che non so nemmeno se cioè penso che siano quindi sì dei noodles, non è che sono dei ramen in brodo, quindi dovrebbe venire tipo, penso, una pasta con una specie di sugo di salsa. Vediamo un po'. In particolare, preparazione: aggiungere al contenuto della tazza acqua bollente fino alla tacca e mescolare immediatamente con decisione. Vabbè, poi dopo un'altra volta mettere ancora acqua e lasciare riposo per 5 minuti e poi mescolare. Ok, non è tanto difficile. Apriamo subito questo e come vedete c'è la tacca lì e dentro c'è della pasta con il suo condimento. Quindi adesso l'acqua si sta scaldando, intanto lo proveremo subito. Allora, ecco qua, adesso mettiamo l'acqua fino alla tacca. Cioè il mio assistente mette l'acqua fino alla tacca. Ok, poi aspetta che dice di mescolare bene. Mescolare con forza, no, cos'è che c'era scritto? Vigorosamente, non lo so. E poi diceva di rimettere l'acqua fino alla tacca, ma mi sembra che ci siamo. C'è un odore un po' strano, ma noi lo chiudiamo e facciamo stare 5 minuti. Eccoci qua, sono passati 5 minuti. Andiamo con le bacchette, vediamo subito come è diventato. Qui dice di rigirarlo ancora. È venuto praticamente, cioè sono venute queste tagliatelle con una sorta di questa pappetta verde. Allora, queste si sente già che praticamente sono stracotte, infatti sapevo che dovevo tenercele meno di 5 minuti. Adesso le provo subito. Okay, a parte le tagliatelle stracotte, questa specie di sugo che dovrebbe essere un curry verde, per una roba pronta così, non è particolarmente male, nel senso avrei messo un pochino più di sapore di curry. Ha una piccantezza molto blanda, cioè si sente il sapore del curry, però non così tanto, si sente che ci sono questa specie di fogliette verdurose, diciamo. Direi che non è male. Gli darei un 6,5-7 quasi. Sì, questo non mi dispiace, a parte le tagliatelle che vabbè, era impossibile insomma che venivano cotte al dente. Però non è male. Questo è il secondo. Questo è sweet and sour, quindi sarà una specie di cosa agrodolce. Penso che si faccia esattamente come l'altro. Sono solo un po' diversi gli spaghettini dentro e il procedimento è lo stesso, quindi mettiamo l'acqua fino alla tacca e mescoliamo vigorosamente. Bene, aspettiamo 5 minuti. Questo, come potete vedere, è di un bel rosso, mi fa sperare meglio per la piccantezza, anche se oddio. Allora, le tagliatelle sono diverse rispetto a quello al curry, perché le altre sembrano più tipo quelle tagliatelle all'uovo, queste invece sembrano un po' più come tipo quelle di riso, anche se non sono, perché si vede che sono comunque gialle, però hanno una consistenza proprio molto diversa, quindi assaggiamo. Allora, la tagliatella è rimasta un pochino meglio e anche il sugo devo dire che è anche meglio rispetto all'altro. Si sente proprio tipo le cose quelle agrodolci. Allora, non è esattamente come l'agrodolce quella del cinese, diciamo. Però si sente questa cosa un pochino di agro. Vabbè, il dolce non è che si sente proprio, però nel senso si sente questa cosa così di agretto. È carino perché ci sono queste carotine e anche più verdure rispetto all'altro. Questo ovviamente non sa di curry, è un sapore completamente diverso. Però questo gli darei anche un 7. Cioè, sempre nella scala delle cose pronte, io intendo. Cioè, ovviamente non in una scala di cibo vero, ecco. Però per adesso le ricomprerò entrambe, forse questa la ricomprerei di più, però sono buone tutte e due. Questo è il terzo dei ramen del Lidl, questo in particolare è con l'anatra e verdure, quindi adesso facciamo lo stesso procedimento, apriamo, ci mettiamo l'acqua. Allora, queste di tagliatelle mi sembrano che sono simili a quelle che erano quelle sweet and sour, quindi quelle agrodolci. Adesso ci mettiamo l'acqua e vediamo come vengono. Stavolta li ho tenuti un pochino di meno rispetto all'altra volta, dato che erano molto, diciamo, il là con la cottura. Allora, devo dire che questo mi mette un pochino più paura rispetto agli altri, perché c'ha questa specie di sugo molto nero e non sono proprio sicura che mi piaccia l'anatra. Quindi proviamo. Ok, non mi fa impazzire sicuramente. La pasta non è malaccio, non lo so,
provo un attimo questo sugo, forse è questo il problema. Diciamo che ha un leggero retrogusto di anatra, e forse quello infatti che mi disturba è che praticamente non sa di niente, ha solo questo retrogusto che non mi fa impazzire. Quindi è come se tipo dovesse sapere di una cosa che non mi piace, ma in realtà non sa così tanto e quindi in teoria non dovrebbe piacermi, ma dato che è così blando si potrebbe anche fare. Come voto gli do 5, a gusto mio personale, perché appunto dicevo che non mi piace, penso proprio l'anatra. Non so nemmeno se riuscirò a finirlo, e diciamo che se la prossima volta, con la settimana quella lì asiatica, ci dovessero riessere queste cose, sicuramente non lo ricomprerei. Direi anche un 4,5, proprio non mi fa proprio impazzire, no, questo bocciato. Eccoci qui a provare l'ultimo di questi ramen, o insomma di queste cose prese al Lidl alla settimana orientale, e questo in particolare è il chicken curry. Dentro, vediamo un po', ok, dentro c'è praticamente della pasta tipo simile ai fusilli, con sempre questo condimento che sa sicuramente di curry. Quindi adesso mettiamo l'acqua. Ecco l'acqua, tra l'altro voi non lo sapete, ma oggi è oggi siamo a giugno, non so quando metterò questo video, ma comunque siamo a giugno e è una delle giornate diciamo più calde, e io ovviamente sono masochista evidentemente, mi sto facendo questa cosa. Ok, gli diamo una bella, ho messo anche un pochino più acqua, non so per quale motivo, perché evidentemente sono ancora più masochista e voglio avere più roba calda da bere, non so che cosa ho intenzione di fare con questa roba. Oggi, cioè non so, saranno almeno 35 gradi, se non di più, mi sembra che oggi deve arrivare quasi a 40, quindi ecco, è proprio il pasto ideale. Bene, allora finisco di girare questa roba, lascio un paio di minuti che si finisce di cuocere e poi la proviamo. Sono passati un paio di minuti, dato che a me la pasta scotta non piace, io direi di assaggiare subito. Allora, come vedete è un bel color curry, anche abbastanza denso. Allora, mi si è un attimo fermata la registrazione, non so dove era arrivata. Comunque sia, diciamo che sono passati altri 2-3 minuti, quindi la pasta sembrava già scotta prima, sicuramente sarà più scotta ancora adesso. Proviamo subito queste specie di fusilli. Devo dire, non male. La pasta ovviamente è scotta, però questa cremina non è per niente male, sa proprio di curry, è saporita al punto giusto. La pasta sì, è di quelle scotte, però non così terribile. E l'ultima cosa, volevo provare a metterci un po' di parmigiano. Non so quanto ci può stare, non ne ho la più pallida idea, e non so nemmeno perché ho fatto questa cosa. Mi ci diceva un po' di formaggio, quindi ho detto perché non provare con un po' di parmigiano. Sentiamo subito che casino ho fatto, vediamo. No, devo dire che il parmigiano ci sta, direi basta, adesso non troppo, però ci sta. Forse tra tutti quelli che ho provato del Lidl, questo era il sapore quello diciamo un po' forse più familiare. Adesso non so, però c'è il curry, pollo, adesso non sa di pollo, cioè probabilmente c'è il brodo di pollo, diciamo sa di curry, ecco, quindi non è una cosa proprio particolare, le altre erano un po' più particolari. Questa la riprenderei di sicuro, probabilmente anche l'altra, non mi ricordo come si chiamava, tipo sweet and sour, quell'agrodolce, quella anche mi era piaciuta, però questo secondo me è il migliore, è più diciamo classico tra virgolette, se vogliamo chiamare classiche queste cose, però questa la riprenderei sicuramente, non è male. Non ricordo quanto costavano, ma penso nemmeno un euro, quindi vi salva un pranzo. Non fate come me però, non mangiatelo d'estate a giugno con 40 gradi. Perfetto, questo video finisce qua, spero di esservi stata utile, così saprete insomma che cosa comprare la prossima volta che ci sarà la settimana asiatica. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!